Desidero, prima di iniziare il lavoro del Consiglio, ricordare come nell'ordine del giorno di oggi, anche per una serie di situazioni che sono create, il lavoro di Commissione, Consiglio, Parlamento, troviamo all'ordine del giorno delle delibere che non dovrebbero esserci oggi, perché nel rapporto tra Consiglio e Commissioni e su richieste esplicite di approfondimenti, per esempio per l'approvazione del regolamento di manutenzione, si era richiesto da parte del Consiglio giustamente un passaggio in Commissione e da parte della Giunta auspica il Consiglio. Nel frattempo però il Presidente di Commissione mi ha informato, non vedo qui, ma ne ha parlato, che in realtà, siccome ha una forte componente tecnica e va anche concertata con una area statistica che hanno dato la lettera a proposito, i lavori in commissione di approfondimento non sono ancora cominciati. Quindi chiedo, ritengo, io rispetto totalmente la posizione del Consiglio, su cui sapete non governo, rispetto anche il fatto che questa sera il Consiglio sia unito essenzialmente per richiesta dei consiglieri e ne rispetto la valenza democratica, ma correttamente devo sottolineare che c'è l'ordine del giorno questo. Mentre non è all'ordine del giorno un'altra dichiarazione, su cui ricordo che il capogruppo consigliare era stato assunto un impegno scritto e dalla giunta e dal consiglio. Sapete benissimo, questo lo dico perché probabilmente nei passaggi burocratici e non solo, vorrei richiamare sia il presidente di commissione, sia la funzionalità e l'assessorato, eccetera, a un maggior rispetto. Chiamo anche a me della volontà che il Consiglio mi ha fatto. Dico semplicemente che sull'approvazione delle tutte le commissioni oggi c'è all'ordine del giorno una proposta che in realtà non è pronta per volontà esplicita dei consiglieri e del gruppo Alessandro. Non c'è la delibera invece che era stata giustamente rinviata, ma non ritirata, di applicazione del social housing, su cui invece esisteva un altrettanto esplicito impegno a approfondire i temi delle linee di indirizzo di operato. Questo lo dico perché diversamente noi mancheremmo di rispetto nei confronti del Consiglio dell'impegno che assumiamo. Allora, al momento la delibera non è revocata, è solo momentaneamente non all'ordine del giorno, però siccome trovo una disparcondicio tra il regolamento di una missione di quello pubblico che è all'ordine del giorno pur non essendo istruita e non trovo di regolare pur essendo oggetto di istruttoria volontaria di tutte le rapportate che termine, ritengo che per rispetto innanzitutto da parte mia